Per la prima volta il Tour of the Alps parte dall'Alto Adige e sceglie uno dei salotti più belli. Siamo a Bressanone in Piazza Duomo. Qui si vivrà la vigilia della gara, si vivrà la presentazione delle squadre, sarà una grande festa. Prima tappa del Tour of the Alps, Bressanone, Innsbruck, 142 km 8, 1950 metri sono il dislivello complessivo. Una partenza frizzante, la voglio definire così, un piccolo trampolino che porta all'abitato di Naz Chaves, circa 3 km, potrebbe essere l'occasione giusta per qualche coraggioso in cerca della fuga di giornata. Chilometro 52 di gara. Siamo al primo Gran Premio della Montagna di questa edizione del Tour of the Alps. È un seconda categoria, Passo del Brennero, 1372 metri sul livello del mare, 13 km e mezzo la lunghezza totale da Vipiteno, un tratto circa appena fuori dal paese di Colle Isarco, un po' più impegnativo, ma comunque è una salita molto bella, pedalabile, lunghi rettilinei, strada con fondo bellissimo. Il bello arriverà più avanti. Dopo il passaggio al Gran Premio della Montagna di Passo Brennero, discesa velocissima, molto bella, senza insidie fino a Innsbruck. Dopodiché un tratto in valle e si entra nel circuito che caratterizza il finale della prima tappa del Tour of the Alps. Una salita, quella di Axams, di 3 km e mezzo circa. La prima parte soprattutto caratterizzata da pendenze del 10%. Siamo in cima alla salita di Axams, gli appassionati se la ricorderanno per il passaggio della cronometro mondiale a squadre di qualche anno fa. Due passaggi, al primo passaggio sarà valido anche come Gran Premio della Montagna, all'ultimo passaggio invece picchiata velocissima 18 km per andare all'arrivo della prima tappa del Tour of the Alps a Innsbruck. Siamo arrivati a Innsbruck, bellissima città, capitale del Tirolo. Gli amanti del ciclismo ormai questa città la conoscono benissimo, già sede di tappa del Tour of the Alps delle scorse edizioni e sede dei campionati del mondo, dove Valverde ha 38 anni. Un mio grande rivale e un grande amico è riuscito a indossare quella maglia così bella. Prima tappa di questa edizione del Tour of the Alps, le insidie non mancano, come abbiamo già visto anche nel finale di questa tappa, 18 km da qua, con la salita di Axams, l'ultimo trampolino che potrebbe permettere a qualche attaccante di provarci. Tutto sommato direi la tappa meno insidiosa di questa edizione. Staremo a vedere se qualcuno riuscirà a anticipare o se sarà volata.